Radio Torre Live, la tua città, la tua radio. Radio Torre Live, la radio sui social. Amici di Radio Torre Live, amici di Pavia Play TV, buonasera, buon sabato sera. Vedete con chi sono? Sono qui al Mulino Capettini a Galliate, dove questa sera si svolgerà una trebbiatura particolare, quindi noi la seguiremo in diretta per voi. Il Mulino Capettini l'avete già visto in un nostro filmato molto interessante e quindi continua questa nostra scoperta del territorio. Questa serata è proprio a tema della trebbiatura, ma dopo noi ovviamente andremo ad assaggiare, non so cosa, ma il risotto c'è sicuramente, quindi qualcosa assaggeremo, quindi state con noi tra un po' in diretta. Palzola veramente, mamma mia, ma quanto è buono, non vedo l'ora di assaggiarlo stasera, già assaggiato, vi porto a vedere le balle di fieno e la mucca, un po' di attrezzi da lavoro che avete già visto peraltro in un altro filmato. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Questo è il famoso gioco della rana. Adesso troviamo una dolce fanciulla che ci farà vedere come vincere facendo entrare il gettone, che è quello, cioè questo qua. Deve entrare qua. Il gioco della rana, guardate come si fa a non beccare la bocca della rana, vai, io inquadro la rana, eh. Vai, vai. Beh. Vedo del fuoco, questo sì. La testa deve voltare in ambicente, quindi ci vuole, diciamo, 10 minuti. Ah, il famoso landini testa calda. Sì, landini testa calda. Nei primi anni del Novecento, appunto dal 1930. Ragazzi, l'accensione del landini. Si è acceso. Stiamo vedendo l'arrivo del trattore. Spero non mi facciano lavorare. Il procedimento è abbastanza semplice in teoria, molta fatica. Thank you.
Guardate, bevono tutti l'aperitivo fuorché chi sta lavorando come me. Amici di Radio Torre Live, noi facciamo un brindisi col vino, prima. Porca miseria, questo mi ricorda il vino toscano, il nostrano, questo vino. Allora, siamo con Alberto. Alberto, tu fai parte di un'associazione? Gruppo storico del Genuovo, nato una decina d'anni fa da Magenta per partecipare alle revocazioni della Ragazza. Siccome il popolo è quello che subisce poi le campagne militari, ci pensiamo, quindi abbiamo pensato di partecipare come popolo e venendo noi da Ponte Nuovo abbiamo ricostruito quelli che erano i personaggi. Quindi sono le evocazioni storiche, dove andate in giro, ovviamente come è successo adesso con i Capellini, dove c'è una manifestazione particolare che riguarda quei momenti. Poi noi partecipiamo esclusivamente alle evocazioni che riguardano il metà del Novecento. È importante perché si capiscono molte cose e soprattutto ho scoperto ancora stasera una volta quanta fatica si faceva allora. Sì, si faceva tanta fatica quando si ricordano i tempi passati. Bene, allora noi brindiamo e con un brindisi auguri e soprattutto continuiamo così che bene. Grazie. Noi alla prossima, ragazzi. Avevo scritto al Mathieu, al Mathieu che si chiama Juan, cara carne Juan, le sei mesi che ti senti più, è quasi già un Natale. Giovanni, sono sì. Sei mesi che non ho tue notizie. È quasi Natale. È quasi Natale e tu non scrivi. Va bene? Sì, e ti ti scrivo. Il papà Leopoldo Amesca sta benno, la ciappa la polmonite e in scila per due lavora. Allora, il papà è malato, virgola, ha preso la polmonite. Sì. E così ha perso il lavoro. Sì. Andiamo a vedere chi lavora veramente, non chi fa finta di lavorare. Bene, non vedo l'ora di sedermi a tavola per mangiare, per dire la verità. Allora, siamo Andrea e Alessandra, e siamo due sommelier del riso, facciamo parte dell'associazione Acqua Verde Riso che forma i sommelier del riso. I sommelier del riso è una nuova figura che sta nascendo appunto in questo campo. Possiamo, diciamo, assimilarla un po' a quella che è il sommelier del vino, perché noi veniamo addestrati a riconoscere le qualità organolettiche dei vari tipi di riso, a capire quali sono i sapori, la collosità, il grado di cottura e per assaporarne tutti gli aromi. Poi viene fatta anche un'analisi olfattiva per capire quali sono i profumi che il riso ci può rilasciare. Tant'è che noi facciamo esattamente come fanno i sommelier del vino. Infatti voi vedete, abbiamo questi calici e noi piano piano li teniamo tra le mani, lo facciamo scaldare un attimino, lo facciamo roteare, lo portiamo al naso e andiamo a sentire quelli che sono i profumi. Ognuno di noi, a volte facciamo dei panel, siamo magari una decina, e ognuno di noi dice quelle che sono le impressioni che riceve, quindi quello che riesce a fare. Innanzitutto ci insegnano a riconoscere anche alla vista la tipologia di riso in base alla lunghezza dei granelli. Quindi per esempio questo è un Carnaroli, che è un riso medio lungo. Un lungo A. Sì, è un lungo A. Varietà italiana. Questo è un Gran Cavour, è una novità assoluta. Esatto, esula dalle varietà ed è praticamente il chicco più lungo italiano in questo momento, aromatico. Quindi diciamo che il suo aroma ricorda un po' quello dei risi orientali. E stasera proveremo a fare un risotto per far assaggiare alla gente questa nuova varietà, alle persone questa nuova varietà di riso con questo Gran Cavour. Questi due, questi risi praticamente colorati, un riso rosso e un riso venere,
sono nati dall'ibridazione di altre varietà. Queste invece, che comunemente ed erroneamente vengono chiamate le spighe, in realtà sono pannocchie di riso. Perché? Perché praticamente la pannocchia tende appunto a piegarsi, ci sono i chicchi attaccati così, mentre la spiga è quella che ha arachide, cioè la parte dura centrale con tutti i semi attaccati intorno. E qui abbiamo alcune varietà, quella che noi chiamiamo pannocchia di mais in realtà è una spiga, la pannocchia è la parte finale della spiga di mais. Amici di Radio Torre Live, sto salendo le scale per farvi vedere dall'alto. Guardate, tutti i lumini. Tutti i lumini accesi. Si mangia. Beh ragazzi, una cena sull'Aia è qualcosa davvero di indimenticabile per la visione della trebbiatura ovviamente. Ma un grazie al Mulino Capettini e ad Andrea, a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa splendida serata, davvero grazie. Grazie, il colpo d'occhio qui al Mulino Capettini è fantastico, è stata una serata davvero stupenda, magnifica. Il mio posto dov'è? Il mio posto è là, questo. 1, 2, 3, via! Perfetto! Via! Amici di Radio Torre Live, amici di Pavia Play TV, siamo giunti al termine di questa serata. È tardissimo, credetemi, è tardissimo. Non vi dico l'orario perché è impronunciabile. La festa ovviamente continua, ma noi ci salutiamo qua, perché è il momento di salutarvi, perché siamo ancora lucidi, perché poi non so se riuscirei a salutarvi. Quindi dal Mulino Capettini di Gagliate è tutto, la festa della trebbiatura è stata favolosa, davvero grazie davvero a tutti gli organizzatori, grazie alla proprietà, grazie a tutti, davvero da Andrea in poi ringrazio tutti quanti, perché è stato davvero un momento molto particolare e molto interessante. Quindi seguiteci, alla prossima, una buona serata a tutti e un buon sabato di luglio a tutti quanti voi.